Ciao, mi chiamo Simone, sono titolare istruttore di una scuola di barman. La mia idea era quella di fare un breve videocorso online di barman flair, ovviamente più compresso e meno dettagliato a causa di problemi logistici legati soprattutto al tempo che avremo a disposizione. Questa idea nasce per dare l'opportunità a chiunque ne abbia desiderio di entrare in questo affascinante mondo e perché no di trovare anche un lavoro che si prospetta divertente e professionale anche molto remunerativo. Spiegherò brevemente in cosa consiste il corso e poi iniziamo subito con la prima lezione. Un corso di barman flair, a volte impropriamente chiamato freestyle, diciamo, si basa su una tecnica di lavoro americana chiamata appunto working flair, che attraverso dei movimenti più o meno acrobatici ci permette di essere estremamente rapidi nella costruzione del drink e anche nello stesso tempo ad avere un'alta precisione nei dosaggi. Tutto questo ovviamente accompagnato dalla componente intrattenimento e divertimento sia del cliente ma anche del barman stesso attraverso appunto questi movimenti acrobatici più o meno spettacolari che andremo a vedere insieme. Ci tengo subito a precisare che lo scopo di questo corso è dare un'infarinatura generale sul mondo del beverage. E la finalità primaria è quella di riuscire a costruire un drink, un ottimo drink nel più breve tempo possibile. Quello che dovrebbe essere lo scopo di ogni barman, ecco, l'ottimizzazione delle risorse che abbiamo a disposizione, sia quelle del locale dove stiamo lavorando che quelle del barman stesso. Quindi la parte, diciamo, l'aspetto ludico e spettacolare fine a se stesso passa in secondo piano. La cosa veramente importante è riuscire a creare degli ottimi cocktail in una quantità di tempo ridotta. Andiamo un attimo adesso a vedere quali sono i versaggi di base e a fare una piccola panoramica di quella che è l'attrezzatura del barman. Allora, questo è lo stirrer o bar spoon, questo è il muddler, questa è la paletta per il ghiaccio, questo viene chiamato decapsulatore flair ed infine c'è il Boston. Il Boston è lo shaker, è un tipo di shaker, il più usato adesso. È formato da tre parti, il tin, la parte metallica, il glass, la parte in vetro e lo strainer. Questi tre pezzi compongono il Boston. Un altro strumento importante che andremo a utilizzare, forse il più importante di tutti, è questo. Si chiama metal pour, in Italia viene chiamato beccuccio. Questo beccuccio è creato apposta per il working flair, è stato creato apposta per il working flair, anche se lo vediamo quando andiamo a giro le bar, lo vediamo usare nei modi più disparati, in realtà questo va usato in un modo molto preciso se vogliamo che risulti efficace. Questo ci permette di fare le dosi estremamente precise. Va inserito nella bottiglia, comunque guardando la bottiglia dal davanti con l'etichetta davanti a noi, si inserisce con la punta rivolta sempre verso sinistra. Quindi anche durante il lavoro, prima di iniziare la serata, metà serata, controlleremo sempre che il metal pour, per funzionare correttamente, debba essere sempre inserito nella bottiglia verso sinistra. Andiamo a vedere subito i due versaggi di base. Allora, esistono due tipi di impugnature,
forehand e backhand, a prescindere da quello che stiamo impugnando. Posso impugnare un bicchiere o il glass, il tin o la bottiglia. Allora, impugnatura in forehand, un'impugnatura classica, semplice, si distingue dalla backhand semplicemente perché tutto ciò che viene impugnato in forehand significa che il pollice sta nella direzione della parte superiore dove sto impugnando, in questo caso il beccuccio, in questo caso l'apertura del glass, in quest'altro caso il collo della bottiglia. Di conseguenza l'impugnatura in backhand da così sarà così, cioè quando il pollice è diretto verso la parte bassa dell'oggetto che sto impugnando. Allora, versaggio in forehand. Prendo la bottiglia, come si è detto in forehand, metto davanti al bicchiere o al tin, se devo versare dentro il tin, faccio una rotazione in modo che la bottiglia mi arrivi quasi in verticale, ma non deve essere in verticale, il flusso deve essere verticale, quindi la bottiglia sarà spostata di circa 15 gradi, che è la stessa direzione che ha la parte finale del metalporro. Quindi il versaggio sarà questo. Fatto da tre movimenti, metto qui, apro e chiudo, ritornando alla posizione di partenza. Apro e chiudo. In backhand afferro la bottiglia, metto davanti, apro, questa volta la chiusura sarà qua. Sarà questa l'impugnatura, ma questa, il pollice sta lungo la linea del metalpur, metto sempre davanti, apro, vado a chiudere, mi fermo qua e rimetto a posto.